Guido Castagna, ciao Guido, benvenuto. A tirarci su con un po' di cioccolato, perché ne abbiamo bisogno, no? Si dice che il cioccolato è un po' terapeutico, no? Che quando si vivono dei momenti complicati il cioccolato aiuta, è così? Sì, perché la serotonina è stimolata dalla teobromina, che è questa sostanza un pochino eccitante del caffè. Allora, che cosa ci fai oggi? Oggi e poi parliamo di tante cose. Un tartufo al cioccolato, un tartufino al cioccolato, proprio un cioccolatino classico. Un cioccolatino classico fatto di tartufo. Che ingredienti servono, allora, più o meno? Insomma, poi tanto è chiaro che è la tua maestria. È una ricetta molto semplice. Metteremo 2 etti di panna, 3 etti di cioccolato, i 20 grammi di glucosio e poi un 50 grammi di pasta di nocciole. Ok, faremo perfetto. Una bella emulsione tutta assieme. Anzi, facciamola subito, dai. Allora, metti prima di tutto questa è panna? Questa è panna liquida. Panna liquida e glucosio. Ok, e qua è una. Poi il glucosio, che è un monosaccaride dello zucchero, quindi aiuta a non cristallizzare, a legare bene la parte acquosa alla parte, diciamo, più grassa. Prima parlavamo di solidarietà, no? Tu, anche tu, nel tuo piccolo, no? Ad esempio, per quanto riguarda il tuo lavoro, hai fatto tanto. Noi abbiamo sviluppato con 2 università questo cioccolato metodo naturale, che si chiama per forza di cose Guido Castagna, perché l'azienda è questa, ma dove si parte dall'acquisto delle materie prime in cooperative certificate, senza l'utilizzo di manodopera, di bambini schiavi e così via. E questo è molto molto importante. Al fatto che il personale in azienda è assunto tutto l'anno, che tendenzialmente molte volte hanno circa un 50% di lavoro stagionale, quindi per forza di cose cambia il sistema. E poi io so che tu il cacao non lo prendi ovunque. Il cacao no, assolutamente. Il cacao lavoriamo prevalentemente con questione del Sud America, perché sicuramente ci sono tra le fave di cacao più pregiate. E poi proprio perché comunque ci teniamo che queste cooperative che noi stiamo seguendo funzionino nel miglior modo possibile da non avere problemi. Quindi diciamo che lavorando già col massimo della materia prima c'è già anche una selezione della parte culturale che c'è dietro e sociale. Ecco, quindi quello... Per cui anche lì si può scegliere, no? Sì. Come sempre. Allora tu hai messo glucosio e panna, adesso lo aggiungi al cioccolato. Io nel mentre vado avanti, noi sì, parliamo. No, ma noi infatti quello che è bello. È la nostra cifra, no? Quello di trattare argomenti magari più importanti, argomenti più lievi, ma è quello che secondo me in casa fanno tutti, cioè uno in quest'ora, io mi immagino sempre a casa che fate i mestieri, intanto cucinate, intanto sentite un po' di notizie, state con noi, parliamo di tante cose, tanto sapete, io ve lo dico ogni volta, che se dovesse succederci un allarme, qualunque cosa, noi siamo strettamente, essendo in diretta, collegati col TG1 sempre, e quindi cerchiamo di parlare di quello che facciamo tutti a casa, perché però anche parlando di cibo si può fare, che non relativamente alla guerra, perché capire da dove arrivano le materie prime oggi nella grande distribuzione è molto più facile rispetto a tanti anni fa. Capire da dove arrivano gli avocado, gli anacardi, il cacao, molti di questi ingredienti vengono da zone in cui è difficile capire se una piantagione è sostenibile anche umanamente o meno, quindi facciamoci sempre attenzione, perché le etichette, le avvertenze sulle etichette sono sempre di più. E poi mi permetto di dire che al di là di questo il cibo è sempre qualcosa che serve, che unisce, no? Se voi vedete tutti questi corridoi, allora i corridoi umanitari funzionano poco, ma i corridoi di solidarietà tantissimo. E vedete come si sono organizzati, no? nei paesi limitrofi, che davvero, come ho detto prima, non è che vivono nell'oro, anzi, però accolgono i profughi dandogli loro la prima cosa da mangiare, capito? Ma io faccio anche una battuta, guardando anche una questione in generale nelle religioni, il cibo è sempre un elemento importante, sempre. Che viene donato, che viene... anche nell'ultima cena, e ci sono sempre dei momenti dove il cibo sembra una parte fondamentale della vita. È una parte fondamentale della vita, e abbiamo anche il privilegio di raccontarlo anche ogni tanto ridendo, scherzando, anche in maniera sguaiata, ogni tanto, insomma, dipende, no? Perché anche noi abbiamo il sentore di quello che succede. Voglio solo farti vedere una cosa. Bellissima. Vedi questa ganache che adesso sembra un po' bruttina, un pochino divisa con tutti i puntini. Ma la vedi tu bruttina, però insomma sì, diciamo di sì, insomma, ecco. Adesso allora ci mettiamo un mixer a immersione.
Quindi la ganache è quando il cioccolato incontra la panna. Incontra la panna, no? Sì. Ecco, diciamo quindi un liquido, tendenzialmente la panna, però diciamo per la gioia di Lorenzo è sempre la panna. Quindi cioccolato, panna, glucosio abbiamo cioccolato, messo. Cioccolato, panna, glucosio e la pasta di nocciole. E la pasta di nocciole. Oggi non c'è Velina che magari mi... No, oggi non c'è, oggi... anzi la salutiamo, ma domani ci sarà, perché appunto notizia che si è negativizzata, si è detto così, e quindi domani sarà con noi. Meno male. Allora, vedi che man mano diventa sempre più lucido. No, perché anche se di Covid non si parla più, comunque continua, sì, cioè, sembra che adesso ancora esista più, ma c'è, ecco, allora. L'abbiamo fatto tutti. Esatto, no, io no. No, io neanche, però diciamo che in tutte le famiglie sono state toccate, sì, diciamo. Sì, assolutamente, la mia poi, io no però. Tutte le famiglie in qualche modo sono state toccate. Allora, okay, si vede che noi siamo forti, mangiamo tanto, e meno io è vero, dico è vero. Io mangio talmente tanto che il Covid infatti scappa. Infatti Alfio non l'ha preso, deve venire. Infatti sì, anche poi Alfio, no, vedi, guarda che c'è un significato lì. No, bene. Allora, per comodità, una volta che noi abbiamo fatto la nostra ganache, guarda che meraviglia, deve indurirsi un po', lasciarla stabilizzare un po' di ore, no? Ok. L'ideale addirittura farla un giorno per l'altro, ecco. Certo. Quindi poi la riammorbidiamo, come semplicemente muovendola, no? Muovendola, sì, aiutandoci un attimo col microonde. Poi prendiamo la famosa sac à poche o borsa, che a me piace chiamarla un po' più l'italiana, borsa. Brava, sac à poche, borsa. Io non saprei come definirla perché la uso un po'. Sacco. Per te un ecco, mezzo. Già per me questo movimento, tra mi sarebbe già caduto il cioccolato tutto, però... Tra l'altro pensa che io quando ho fatto il militare ero un alpino al battaglione Susa Pinerolo. Ah! E nel 93 ci hanno mandato in Mozambico. Davvero? Perché c'era... Con i caschi blu. Con i caschi blu, e sono un casco blu dell'ONU. E praticamente ci ha mandato là a fare sostegno ai mezzi umanitari e così via. Quindi sai cosa vuol dire? E quindi mi fa un po' effetto perché pensavo fosse una cosa ormai finita, no? E invece si replicano sempre queste situazioni. Ma tu pensa ai nostri padri, nel nostro caso, ai nostri nonni, per quelli più giovani che la guerra l'hanno vissuta veramente, che si ritrovano ancora a parlare di questo argomento, cioè di vedere le immagini che poi adesso con la televisione, con i social si vede assolutamente tutto, no? Quella famiglia di, no, che doveva essere un corridoio umanitario, invece con quei ragazzini con gli zainetti in spalla, poveri, cioè una roba ghiacciata. Abbandonare tutto, lasciare un paese, lasciare la casa, tutto con il loro lasciare... troll, il loro zainetto e gli animali. Ecco, una cosa che a me ha colpito molto è proprio anche questo. Della prima volta che si parla anche di quello, sì, secondo me è anche degli un animali, dei tempi perché montagne. Evidentemente è una compagnia, no? Il tuo animale di compagnia, l'animale la tua è per famiglia, dire la normalità, quello che sta succedendo. E ci sono tante organizzazioni che stanno facendo tanto, compresa Sara Turetta, a cui faccio tanti complimenti perché fa veramente un lavoro straordinario. Allora, i nostri cioccolatini, sì, così, tinti, c'è la nostra ganache, tartufi, quindi è semplicissimo per ora. No, ma è facilissimo. Adesso cosa succede? Ce le mettiamo in frigorifero adesso. E quanto devono qua stare in frigo? Ma almeno mezz'oretta. Okay. Così il burro di cacao che è contenuto nel cioccolato stringe e stringendo praticamente riusciamo a... Allora, facciamo una cosa, li mettiamo in frigo. Va bene. Tanto un minuto, così diamo un minuto, ci fermiamo per un minuto, così ci organizziamo, perché è mica finito qui, torniamo tra 60 secondi. Fatto i nostri cioccolatini quando con la ganache, che la ganache incontra la panna e il glucosio, li abbiamo messi fatti tutti col sac à poche, anzi lui ha detto la ganache è meglio il giorno prima, così bella fredda, mettiamo, vi ricordate, siamo rimasti un minuto fa che li avevamo messi così, in frigo, quando escono dal frigo sono quelli lì che sta manipolando un po'... Guido, perché gli devi dare un po' la forma? Gli diamo, sì, gli e adesso dove si tuffano ancora questi la qua? Puntina. Adesso bisogna sporcarsi le mani. Ho bisogno di un tuo aiuto. Ma sì, come no? Metti lì. Va. Metti lì. No, guarda mamma che roba mia. Cioè, ma questo cioccolato è sempre la ganache di prima, dove si tuffano? Questo è un cioccolato no? fondente. Ah, questo è solo cioccolato fondente. Al 64%, che è come quello della ganache. Ma che roba. Vabbè. Però questa è proprio un'emozione. Questa è un'emozione come? Guarda che roba. E poi come sono facili.
Cioè basta avere naturalmente i prodotti buoni, come in questo caso. Beh, perché, sai, la mia regola è sempre quella, no? Se esatto. l'ingrediente è buono, 50% della ricetta ha fatto, l'altro esatto. 50% non rovinarlo. Io dico che è il mio ingrediente pigro, cioè la mia ricetta pigra è quella. Parto dal buono e fai metà del lavoro. Bene. Allora, adesso... senti, qua cosa abbiamo? Perché me l'hai spiegato allora, prima, le nocciole. Allora, portato a vedere qua la nocciola Piemonte, come cruda. Come viene bella pulita quando una volta che è tostata. E quelle sono le fave di cacao. Perfetto. Va bene. Allora, adesso noi facciamo... Andiamo a chiudere. Mi sono permesso di fare... No, guarda che bella. Una cabosside. Una cabosse con i colori della bandiera ucraina. Giallo-blu. Abbiamo i nostri tartufi che gliele possiamo mettere dentro. E così abbiamo voluto dedicare... questo piatto alle persone che poverine sono meno fortunate di noi. Davvero, pensare, nascere da una parte all'altra del mondo fa la differenza. Assolutamente, eh? Io di politica non ci capisco niente, neanche non ne voglio neanche parlare, però una cosa è sicura, che la guerra non fa bene. Non fa bene, la come ha detto il Santo Padre, fermatevi, la guerra no. Grazie Guido Castagna, grazie anche per questo impiattamento, grazie molto.